Mamma mia che caldo che c'è. Adesso voglio che mi dici che temperatura sta facendo a casa tua in termini di gradi. Scrivimelo qua sotto nei commenti. Da me ce ne sono tipo 32, sto morendo, non sono abituato, voglio il freddo. E infatti ho la canottiera di The Last of Us, vabbè, di Pumpling, ovviamente, codice sconto Obugul 5. E lo sconto. Pumpling. Signori miei, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Chainsaw Man, che diciamo nello scorrere del tempo, ho trovato anche la playlist sul canale, abbiamo parlato di tutto quello che è chiaramente lo sviluppo di questo anime, l'ho preso molto a cuore e vi ho detto che vi avrei aggiornato se chiaramente ci sarebbero state delle news di qua, di là, su e giù. Voglio ricordarvi come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche nel caso foste nuovi, così da non perdervi nessun uno dei video che facciamo. Gameplay sottofondo di Ghost of Tsushima, così da riuscire un attimino ad avere qualcosa di bello da vedere anche per voi nel momento in cui comunque stiamo parlando di questa cosa, perché nel senso fa sempre bene, vero? Insomma, vabbè. In ogni caso, sembra che ci siano delle notizie positive per gli animatori di MAPPA, nello specifico nel caso di Chainsaw Man. Come sappiamo, MAPPA Studio si è rivelato essere uno degli studi più importanti dell'ultimo periodo, in quanto è riuscito a prendere sotto la sua ala, diciamo, produttiva, tantissime proprietà intellettuali molto molto importanti di questi tempi. Soprattutto ricordiamo la quarta stagione di Attack on Titan, che la parte 2 uscirà appunto quest'anno, ricordiamo Chainsaw Man, ricordiamo alcune produzioni diciamo un po' minori per Netflix tipo Yasuke, ricordiamo il film che uscirà di Jujutsu Kaisen, e nello specifico abbiamo anche l'adattamento animato della prima stagione di Chainsaw Man, un anime molto atteso che, ripeto, trovate i video sul canale nel caso vorreste un po' approfondire l'argomento. Chainsaw Man è diventato in poco tempo a livello di manga una delle opere più chiacchierate, una delle opere più diciamo fighe, che se nel caso voleste recuperare in descrizione trovate il link di Mangaio con tutti i vari tankobon, con tutti i vari volumi del manga, e con il codice sconto Obugul 5 come sempre avete diritto al 5% di sconto. In ogni caso, come abbiamo visto nei precedenti video, molte accuse pesanti erano state mosse nei confronti di MAPPA, nello specifico come maltrattava i loro dipendenti, quindi gli animatori, i quali sembrerebbe che fossero diciamo ridotti molto al crunch. Che cos'è il crunch, per chi non lo sapesse, in maniera molto veloce? Si sente molto spesso questo termine nell'industria videoludica e si intende quando gli animatori o i programmatori di un determinato media, che può essere appunto come detto videoludico oppure animato, devono lavorare all'inverosimile con ore di lavoro incredibili in tempi di lavoro ristretti per riuscire un attimino a rientrare in quelli che sono poi dopo i tempi di produzione e i tempi di lancio di un prodotto, ovvero sono degli straordinari all'ennesima potenza. Poi dietro il discorso del crunch ci sono tantissime altre cose, tantissime altre implementazioni che non staremo qua a vedere. Quello che vi serve sapere è quello che vi ho detto. In ogni caso, questo crunch si era verificato soprattutto in produzioni tra virgolette minori come appunto Yasuke, ma anche su produzioni molto importanti come detto Attack on Titan, con presunte paghe praticamente misere, quindi oltre a lavorare tanto c'erano anche paghe abbastanza misere per molti collaboratori freelancer che lavoravano chiaramente in supporto a Studio MAPPA. In questo frangente Studio MAPPA ha diciamo ufficializzato la loro voglia di voler cambiare rotta, tra virgolette confermando un po' queste voci, perché di solito chi fa crunch tende diciamo un po' a nasconderlo, perché come detto vi ho raccontato, avete potuto assistere a questa cosa, che non è una roba bellissima far crunch, ore di lavoro extra super mega dopo sottopagate, cioè. E secondo Ryu Nakayama, che è il director appunto di Chainsaw Man, i risultati di questo cambio di rotta da parte di MAPPA nei confronti dei loro dipendenti, soprattutto i freelancer, sta lentamente già cambiando e si sentono proprio segnali positivi. Nakayama ha peraltro aggiunto che si sentono già dei miglioramenti rispetto a prima, anche soprattutto per quella che è l'ambiente di lavoro, l'idea di andare lì e lavorare sereni, lavorare produttivi. Nakayama peraltro ha anche risposto molto su Twitter a quelle che erano le domande della community, in quanto la community sa che adesso MAPPA è sotto pressione e quindi giustamente si sono anche un po' allarmati per quelle che erano, come detto, le situazioni economiche, fisiche, psicofisiche, no, dei lavoratori. Come detto, Nakayama si dice molto contento anche di questo e si dice che vuole fare anche di più per i suoi dipendenti e anche per chi lavora per lui, in quanto hanno intenzione quelli di MAPPA di creare una situazione, come detto, favorevole, produttiva
produttiva, un ambiente di lavoro tranquillo sotto tutti i punti di vista, ovvero che tu vai lì, sai che puoi lavorare, sai che a fine giornata ti sei guadagnato il tuo pane, sai che a fine mese hai i tuoi soldi in banca, dicendo che chiaramente per far questo si sta prodigando al meglio delle sue possibilità e non è da solo, per fortuna. Quindi ci sono segnali più che positivi all'orizzonte. Questi segnali più che positivi io ve li voglio far notare perché chiaramente sono anche un segnale positivo del lavoro che poi dopo noi dovremo vedere. Quindi più la situazione di lavoro è ottima, più il prodotto sarà figo e noi potremo divertirci guardandolo, usufruendolo. Se vi ricordate, come abbiamo già visto in precedenti video, lo scorso 5 luglio Mappa aveva ufficializzato anche la nuova apertura di questo nuovo studio, che era dedicato sostanzialmente proprio alla produzione di Chainsaw Man e basta per ora, perché adesso devono fare questo in maniera molto figa, poi chiaramente lo verrà riutilizzato poi nello scorrere del tempo, che peraltro non è che fanno solo Chainsaw Man lì dentro, però per intanto fanno solo quello. Si vedevano postazioni private, aree ristoro, tanti benefit comunque per gli animatori, insomma un ambiente di lavoro produttivo ma allo stesso tempo anche rilassante mentalmente. Sanno quelli di Mappa che il lavoro che uscirà da Chainsaw Man per loro potrebbe essere un ottimo biglietto da visita, in quanto è un'opera, Chainsaw Man, super attesa, attesa molto anche da me onestamente. Quindi il coccolare i propri dipendenti nel cercare comunque di dargli, come detto prima, un'ottima situazione di lavoro per un ottimo prodotto del genere è ottimale. Poi chiaro, non è che se tu dici troppa attenzione per Chainsaw Man vuol dire poca attenzione per altre produzioni come magari Attack on Titan. No, cioè Attack on Titan, immaginatevi che quello è, cioè è penso la punta di diamante di tutta Mappa Studio per ora, però è la punta di diamante di una corona che è altrettanto densa di pietre preziose, e una di queste pietre preziose è comunque Chainsaw Man, perché Attack on Titan è alla fine del suo ciclo, quindi ha senso investirci bene perché l'aspettativa è alta, ma ha anche senso dare spazio ad altri contenuti, ad altre cose, come stiamo facendo anche noi a livello di canale con contenuti secondari che poi un giorno probabilmente, come detto, diventeranno principali, come Hytale, che ripeto siamo in pausa, ritorneremo il 19 settembre a portarlo tutte le domeniche sul canale, quindi ci siamo presi queste 3 settimane di pausa, 4. In ogni caso sembra che non sia tutto oro quel che luccica, purtroppo, perché le parole di Nakayama non fanno ben sperare, diciamo, tutti, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione, come detto, di tutti gli anime che usciranno in questo periodo, ovvero il 2021. Come sappiamo, Mappa ha preso i diritti di tantissime opere, una più figa di quell'altra, con più aspettative l'una dell'altra, e la distribuzione e il carico di lavoro sembrerebbe essere comunque molto alto lo stesso, cioè Nakayama ha semplicemente detto la sua per quanto riguarda la situazione dei dipendenti che lavorano su Chainsaw Man e basta. Questo ti fa capire che comunque Mappa, avendo anche a disposizione degli animatori freelancer, per quanto riguarda lo studio in sé, il team non sia del tutto completo. Quindi un team che non è del tutto completo e che però si appoggia a figure freelancer, come fanno tantissimi studi in questo settore, comunque del resto non è che sia una novità. Il problema dove sta è che Mappa effettivamente ha tante frecce al suo arco, una più bella di quell'altra, con, dicevamo prima, un'aspettativa più dell'altra. Potrebbe risultare un azzardo dare troppa attenzione da una parte e distoglierla dall'altra? Sembrerebbe che insomma questa eventualità non si dovrebbe verificare, però sapete com'è, finché non ci mettiamo le mani sopra non possiamo saperlo. La cosa bella è che però comunque possiamo, sembrerebbe, guardare al futuro con una rinata speranza, perché da come avevamo visto gli ultimi video la situazione con Mappa era veramente critica, c'erano poche aspettative, quella che era però effettivamente la situazione di lavoro per i dipendenti, e questo avrebbe, come detto, causato il rischio di avere comunque delle produzioni non all'altezza. Sembra che, come detto, si stia guardando al futuro in maniera rosea, in maniera speranzosa, in maniera, una voglia insomma di cambiamenti. Speriamo che questo ottimismo venga ben ripagato e che non siano solo parole al vento. Voi cosa ne pensate? Siete speranzosi? State seguendo la vicenda anche voi? Secondo voi Mappa riuscirà effettivamente a portare a compimento quello che vuole fare in maniera decente, in maniera furba? Sono curioso di sapere l'opinione di tutti in merito. Fatemi sapere qua sotto. E con questo, ragazzi miei, direi di concludere il video. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link di tutti i miei social. Noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Vi ricordo come sempre il like, dai. Ciao, buone vacanze, buon tutto, buon mare, buon montagna, quello che... Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video.
Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.